Bentrovati ai telespettatori di Le Fonti TV e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Parleremo oggi di diritto sportivo e ci concentreremo in particolare sul ruolo della certificazione dei servizi in ambito sportivo e su come nasce e si sviluppa il contratto di sponsorizzazione. Vedremo quindi appunto come la sua origine. Alcuni casi concreti che hanno coinvolto atleti di particolare fama internazionale. E lo faremo grazie ai nostri ospiti, che sono Fabrizio Fujani, Business Stream Manager di TÜV Rheinland Italia, e Andrea Mileto, avvocato presso lo studio legale Lexant ed esperto di diritto dello sport. Ecco, benvenuti e grazie per essere qui con Buonasera, noi. Ecco, grazie a voi. Buonasera. io partirei da lei, dottor Fujani, e ricordiamo appunto che TÜV Rheinland è un ente di certificazione, per cui le chiedo appunto qual è il rapporto che appunto in Italia non è ancora così sviluppato, ma si sta sviluppando negli ultimi tempi tra la certificazione e i servizi appunto in ambito sportivo. Prego. Bene. Buonasera, ringrazio per l'invito e la partecipazione. Noi operiamo da sempre come ente internazionale nel mondo della compliance aziendale. Il mondo dello sport ci ha visto coinvolti recentemente, negli ultimi anni, proprio per andare a certificare la qualità, dei servizi sportivi erogati. Questo chiaramente aiuta, a rendere più sostenibili, quelle che sono, le attività svolte nel mondo dello sport, che possono riguardare l'evento in sé, ma anche tutti i servizi collateral e quindi tutto quello che riguarda anche i servizi di sicurezza, di sostenibilità dell'evento stesso e anche di catering e quindi tutto ciò che evidentemente circonda e aiuta, il partecipante, quindi lo spettatore a, tra virgolette, avere soddisfazione nella partecipazione all'evento stesso. Ecco, abbiamo parlato di compliance delle società sportive, per cui, avvocato, io le chiedo, è stato introdotto, ricordiamo, poco più di un anno fa il GDPR, appunto il nuovo regolamento privacy europeo, e le chiedo come lo hanno recepito le grandi società sportive, ma anche i piccoli, insomma, i piccoli centri dilettantistici. Sì, innanzitutto buonasera, ringrazio anch'io per l'invito. In tema di compliance, un aspetto importante è senza dubbio l'adeguamento al GDPR, entrato in vigore il 25 maggio dello scorso anno, che in realtà le società sportive professionistiche hanno in gran parte, se non completamente, interamente recepito. Il problema sta nel fatto che sostanzialmente, al contrario, invece, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che trattano dati sensibili e soprattutto dati di minori non hanno recepito, comunque non sanno, non sono ancora al corrente dell'entrata in vigore di questo regolamento. A differenza della direttiva europea, il regolamento entra in vigore direttamente, è direttamente vincolante per i paesi membri dell'Unione Europea. Pertanto questo regolamento deve essere recepito anche dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche che fino all'anno scorso godevano di un'autorizzazione da parte del garante particolare che consentiva loro di trattare i dati personali anche senza la previa autorizzazione degli interessati, dei soggetti Quindi interessati. avevano un regime, diciamo, tra Avevano un virgolette, regime, speciale. sì, assolutamente, le associazioni sportive dilettantistiche come le fondazioni, comunque in generale le organizzazioni di tipo associativo avevano un regime privilegiato da questo punto di vista. E quindi quali potrebbero essere le conseguenze anche in termini di sanzioni? Le conseguenze possono essere sanzioni pecuniarie o amministrative, ma anche sanzioni penali. Fino ad ora, diciamo che la Guardia di Finanza, Dipartimento Privacy, che si occupa del controllo, quindi sull'adeguamento al GDPR, non ha ancora effettuato sostanzialmente dei controlli, degli accertamenti, ma quando verrà il momento, le sanzioni pecuniarie e amministrative, nonché penali, poi dipende ovviamente dal tipo di violazione, potrebbero essere veramente ingenti. Certo, ricordiamo appunto che sono stati annunciati questi controlli, ma
ancora devono essere effettuati, per cui ancora un po' di tempo c'è, però insomma occorrerebbe farlo, occorre mettersi in regola nel breve tempo possibile. Ecco, passiamo ora al tema del contratto di sponsorizzazione. E, dottor Fugliani, io le chiedo anche in questo caso qual è il ruolo e l'importanza della certificazione. Bene. Beh, la certificazione innanzitutto, se partiamo dal presupposto delle società e quindi poi per arrivare anche alle associazioni, aiuta sostanzialmente a distinguere società che hanno all'interno codificato procedure e processi che aiutano a rispettare regolamenti e norme. Nel mondo dello sport noi ci siamo addentrati, come dicevo prima, da poco. In Italia abbiamo alcune trattative con società e associazioni sportive proprio per andare a inserire quello che è questa cultura della compliance aziendale. E quindi nell'ottica del contratto, come mi chiedeva prima, diventa per lo sponsor una garanzia di affidabilità e di tracciabilità di quello che è il rispetto delle norme. Dietro a un certificato vuol dire che c'è stata un'attività da parte di un organismo terzo, come quello che rappresento io, Tufrailand, di verifica di quella che è la conformità a determinate regole che possono essere legate alla sicurezza, al trattamento del dato e alla compliance per far sì che l'evento venga, tra virgolette, svolto in un ambito di sostenibilità e quindi anche di impatti ambientali, di consumi e ovviamente tutto quello che può essere i servizi correlati all'evento stesso. Quindi una garanzia ulteriore per lo sponsor. Certo, si possono già dire dei numeri riguardo alle società sportive che hanno utilizzato, insomma, che sono utilizzato i vostri servizi o comunque che sono certificate? Allora, diciamo che in Italia siamo in fase di avvio di questo tipo di cultura, quindi siamo in trattativa e stiamo sviluppando con lo studio Lexante questo ambito nel diritto sportivo. All'estero il Bayern è stata la prima delle società, delle squadre che ha aderito a questa certificazione che rende distintiva una squadra, una società, un'associazione rispetto ovviamente alla molteplicità delle organizzazioni presenti sul mercato. Quindi in Italia siamo comunque in trattativa con le più importanti organizzazioni e questo aiuterà a rendersi distintivi rispetto ovviamente a chi non ha questo tipo di evidentemente traguardo raggiunto, perché poi la certificazione non è un'attività che nasce e finisce, ma è l'inizio di un percorso di miglioramento che l'associazione o la società sportiva intraprende. Certo, Bayer, quindi stiamo parlando di Germania, Bayer Monaco, insomma uno dei club più titolati, e poi immagino anche l'effetto a cascata sugli altri club. Di tutti i club e le società collegate, perché poi se inizia evidentemente una squadra così importante, ovviamente tutti coloro che entrano in contatto con quella squadra, con quella società, evidentemente si dovranno adeguare. Quindi questo è un po' lo spirito con cui intendiamo portare cultura sul mercato italiano, visto che insomma in altri paesi è già iniziato, diciamo, questo percorso. Certo. Ecco, venendo, mi rivolgo a lei, avvocato, alla parte, diciamo, giuridica che riguarda il contratto di sponsorizzazione. Le chiedo qual è la sua origine, come nasce e le varie fattispecie. Beh, allora, il contratto di sponsorizzazione si può dire che abbia origini romane dall'istituto della sponsio, quando si alla domanda centum mi da respondes si rispondeva spondeo, ovvero il garante, una terza persona, si in caso di inadempimento del debitore principale si accollava la prestazione, anche col rischio che venisse appunto operata un'esecuzione nei confronti del terzo stesso, quindi era una sorta di garanzia. In realtà la sponsorizzazione come la intendiamo noi, quindi i termini sponsor e sponsee, derivano dalla cultura anglosassone, in particolare dall'Inghilterra, in cui inizialmente la sponsorizzazione era vista come un atto di liberalità, quasi una forma di mecenatismo, in cui un imprenditore forniva del denaro per poter finanziare, per poter permettere la realizzazione di un evento senza avere nulla in cambio. La sponsorizzazione così come la intendiamo oggi, ovvero un contratto a tutti gli effetti sinallagmatico, quindi a prestazioni corrispettive, nasce invece dalla tradizione americana, in cui i primi finanziatori di programmi radiotelevisivi televisivi
davano, finanziavano questi programmi per avere un ritorno pubblicitario personale. Nel mondo sportivo questo tipo di contratto, data la visibilità, comunque il seguito che ha lo sport a livello mondiale e a livello nazionale, parliamo soprattutto ovviamente dell'ambito calcistico, ha avuto ovviamente un grande riscontro, un grande successo proprio per questa visibilità, e quindi è un contratto che pur nominato, perché viene nominato nella legge Mammì, quella del testo unico sulla televisione, o comunque nominato anche nei vari regolamenti delle varie federazioni sportive, non ha una definizione vera e propria. A questo hanno pensato la Corte Costituzionale con una sentenza del 97 o la stessa legge Mammì, che ha provato a dare una definizione, ma in realtà non c'è ancora una definizione propria di sponsorizzazione. Questo ovviamente è stato il frutto di un lavoro dottrinale e giurisprudenziale. Per quanto attiene le obbligazioni, ovviamente tendenzialmente sono due i soggetti, lo sponsor e lo sponsee, che è lo sponsorizzato. Lo sponsor è colui che finanzia, è colui che è tenuto a dare un corrispettivo economico affinché possa utilizzare il nome, l'immagine dello sponsorizzato per promuovere il proprio prodotto, il proprio marchio. Quindi l'obbligazione dello sponsee, dello sponsorizzato, è una duplice obbligazione: un'obbligazione di pati, di supportare ovviamente l'utilizzo altrui del proprio marchio, del proprio segno distintivo, del proprio prodotto, piuttosto che un'obbligazione di facere nel momento in cui viene richiesto espressamente, contrattualmente, di dover presenziare degli eventi o delle manifestazioni per conto dello sponsor. E quali sono le principali clausole che vengono applicate a questo tipo di contratto ambito sportivo? In ambito sportivo il contratto di sponsorizzazione è molto vario. Innanzitutto vi è una parte fissa, nel senso che viene comunque previsto un corrispettivo, che è il fee, il cosiddetto fee, e di contro l'obbligazione che lo sponsorizzato deve sopportare o fare, come dicevamo prima, a seconda del tipo di obbligazione. Poi vengono inserite numerosissime clausole. C'è la clausola di esclusività, in cui lo sponsorizzato si promette allo sponsor di non concludere altri contratti di sponsorizzazione con altri brand concorrenti o comunque della stessa branchia sostanzialmente. Mentre poi ci sono altre clausole che possono essere la prelazione piuttosto che l'opzione, come nei contratti tipici, perché comunque la sponsorizzazione è un contratto atipico, perché non è nominato nei nostri codici, non è nominato da nessuna parte. E un'altra clausola abbastanza importante o comunque curiosa sono le cosiddette morality clauses, ovvero le clausole che portano o alla risoluzione del contratto o a sanzioni penali a carico dello sponsor, dello sponsorizzato, nel caso in cui lo stesso compia atti che possano ledere l'immagine dello sponsor o pensiamo nei casi pratici la squalifica per doping, il ritiro dall'attività agonistica, piuttosto che le dichiarazioni che ledano l'immagine, le dichiarazioni pubbliche che ledano l'immagine dello sponsor. Certo. Poi vedremo anche dei casi concreti. E chiedo prima a lei, dottor Fugliani, se ha qualche caso appunto da raccontare legato alla certificazione. Abbiamo parlato prima del Bayern Monaco. Assolutamente, sì, nel senso che questa è stata un'esperienza per noi importante, perché siamo andati a verificare sia prima dell'evento, perché la certificazione si divide in due ambiti: una prima parte, diciamo, più di processo e documentale, una seconda parte invece più legata all'evento stesso. Quindi l'ente di certificazione sostanzialmente partecipa all'evento sportivo per andare a verificare che
cosa, tutti gli ambiti, come si diceva prima, di sicurezza, ma anche di security, di impatto ambientale, la capacità, tra virgolette, delle persone sia di ingresso che di uscita, e quindi nella velocità o meno di poter usufruire, diciamo, di quella che può essere la fine dell'evento piuttosto che il raggiungimento delle postazioni, e poi soprattutto anche dei servizi erogati, come dicevo prima, quindi servizi di catering piuttosto che altri servizi che evidentemente appartengono all'evento stesso, ma che devono essere gestiti e controllati e monitorati. E l'altra parte che noi andiamo a monitorare ovviamente è l'impatto, tra virgolette, dello spettatore, quindi quella che è stata la soddisfazione o meno dello spettatore alla partecipazione dell'evento sportivo. Questo ovviamente dà un'analisi di soddisfazione o meno e quali sono le aree di criticità. Questa è un po' la partecipazione e la verifica che noi facciamo. Bene, avvocato, se vogliamo affrontare anche con lei qualche caso concreto legato a magari a violazione di clausole. Beh sì, allora per riallacciarmi per esempio alle morality clauses, il caso scuola è quello senza dubbio quello di Ronaldo, il fenomeno, il senatore di Lima, il quale era stato sorpreso, comunque anche ricattato, da alcune escort transessuali, le quali hanno pubblicato, comunque divulgato dei video di questi pestini a luce rosse. Uno sponsor a tecnico di Ronaldo ha, oltre a chiedere la risoluzione del contratto, ha chiesto anche i danni per la lesione, la lesione dell'immagine dello sponsor tecnico, quindi c'è stata tra l'altro una causa che hanno gestito qua al Tribunale di Milano, e nella quale sostanzialmente si è concluso che le morality clauses non possono riguardare aspetti della vita privata. Altri esempi legati per esempio... E questo poi è un caso che ha fatto, diciamo, giurisprudenza. Ha fatto giurisprudenza, sì. Questo è un caso del Tribunale di Milano che ha fatto assolutamente giurisprudenza, perché comunque nelle morality clauses non possono entrare aspetti della vita privata e i diritti della persona. Certo. Un altro caso legato al morality clauses, ma all'utilizzo di sostanze stupefacenti, comunque la squalifica per doping, sono i casi famosi, i più famosi sono il caso Maria Sharapova, la quale ha perso lo sponsor, tutti gli sponsor a seguito della squalifica per doping, o un altro caso potrebbe essere quello di Lance Armstrong, il ciclista che era diventato il simbolo della lotta al cancro, della tenacia nel voler raggiungere dei risultati sportivi in modo pulito. In realtà poi si è scoperto che il sette volte campione sette volte consecutive, ma più di sette volte campione del Tour de France, era in realtà anche dopato, per cui gli sponsor principali, tra cui la Nike, hanno ovviamente risolto il contratto con lo stesso corridore. Ecco, e quali sono le principali problematiche dal punto di vista legale legate proprio al contratto di sponsorizzazione? Allora, dal punto di vista legale, sostanzialmente le divergenze che mi viene in mente un altro caso pratico, il caso Zaitsev, in quanto la federazione, la FIPA, la Federazione Italiana della Pallavolo, ha stipulato un contratto di sponsorizzazione con uno sponsor tecnico. Lo sponsor tecnico è lo sponsor che si utilizza normalmente per l'attività, quindi le scarpe piuttosto che le magliette e i pantaloncini, e in occasione degli europei del 2017 in Polonia a Zaitsev viene ritirata la convocazione per la partecipazione agli stessi europei, perché voleva utilizzare le scarpe del proprio sponsor personale. La federazione non lo permetteva, perché secondo il contratto che la federazione aveva concluso con lo sponsor tecnico, tutti i giocatori convocati della nazionale dovevano utilizzare le scarpe e il materiale tecnico fornito dallo sponsor tecnico della federazione, per cui Zaitsev viene sostanzialmente e deve abbandonare sostanzialmente il ritiro in preparazione agli europei del 2017 di pallavolo.
Mi rivolgo infine a lei, dottor Fugliani, e le chiedo in che modo, secondo lei, si può sviluppare una cultura della certificazione in ambito sportivo in Italia. Allora, bella domanda, nel senso che sicuramente far cultura vuol dire fare iniziative come questa e quindi riuscire a trasferire al mercato l'importanza nell'ambito reputazionale di aspetti come quelli che abbiamo trattato stasera. Fare corsi di formazione e con l'Exant sono pianificate N attività per aiutare il mercato a recepire e a creare cultura e sensibilità sull'argomento e poi attività ovviamente in campo che danno un'idea anche alle società sportive o alle associazioni in che stato si trovano, quelle che noi tecnicamente chiamiamo gap analysis, e quindi andare a verificare qual è lo stato dell'arte ad oggi di una società e qual è l'impegno che eventualmente bisogna inserire all'interno di un piano di sviluppo di una società sportiva per essere sostenibile e qualificata per uno sponsor adeguato. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi saluto e grazie a voi. Do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata, restate con noi.